Noi eravamo dentro a pulire, quindi abbiamo solo la possibilità di vedere dall'interno del vetro, quindi abbiamo visto solo marasma, un bel po' di sangue. Una rissa tra una quindicina di ragazzi tra i 18 e i 20 anni alla quale hanno assistito gli esercenti di Via dei Redi nella notte tra sabato e domenica scorsi, erano circa le 2:30 del mattino. Una rissa anche piuttosto violenta perché c'era del sangue, ci dice un esercente, sulla strada e ci sono stati anche dei danni agli esercizi commerciali. Hanno divelto piante, hanno tolto due cartelli che forniscono le indicazioni dei negozi che poi sono in tutta la strada, hanno fatto prendere paura a un bel po' di persone e questo procurando danni materiali. A me mi hanno rotto un vaso, mi hanno tirato via le piante dalle fioriere, a me come a tutto il resto della strada. E insomma, oltre il danno anche la beffa di non avere la possibilità di avere una telecamera qui per avere la sicurezza. Purtroppo noi le richiediamo, ma non è la prima volta che ci vengono negate. Hanno detto perché c'è la fibra ottica lì. Questa è stata la risposta. Non so che connessione ci sia tra fibra ottica e telecamere, però io la risposta che ci hanno dato è questa. Non ci sarebbero denunce, ma c'è invece una pesante accusa nei confronti delle forze dell'ordine che sarebbero state avvisate. Hanno anche chiamato la polizia. La polizia ci ha detto chiaramente: noi non si viene perché tanto quando arriviamo è già finito tutto. E su questo non ci piove, ma almeno venire a raccogliere la denuncia di come potevano essere vestiti piuttosto di quello che hanno fatto, secondo me era una cosa più che doverosa.